Il centro giovani, soffrendo più del previsto, ha eliminato il Turchelle in Coppa Sers e accede alla fase successiva. Il 16 di febbraio incontrerà nella gara di andata al Pala Barzacchi il Valdagno, che ha battuto il Biasca per 9-6. Primo tempo 4-1 addirittura per i portoghesi, che in casa loro avevano perso 5-2. Le reti del vantaggio subito di Souto, che realizza l'1-0 e il 2-0. Poi Batista fissa il punteggio per il Turchelle sul 3-0, ma Ventura riporta il centro in partita, realizzando con una forte conclusione la rete del 3-1. C'è poi un blu a Gavioli per un fallo su Luiz e Souto realizza il tiro diretto per il 4-1. Un rigore al centro giovani calciatori per un fallo subito da Montigel, non viene sfruttato bene da Ventura. C'è poi Montigel, che festeggiava il compleanno in questa partita, che colpisce un palo al 2-24. Nella ripresa un centro diverso, nell'intervallo l'esibizione anche di Vittoria Benedetti, pattinatrice molto brava. Realizza subito Selva il gol del 4-2, che riapre per il centro giovani calciatori la partita. Poi realizza su assist di Ventura Gavioli un bel gol per il 4-3, e a quel punto la squadra di Dolce rivede la qualificazione. Al 10:32 c'è il decimo fallo per i portoghesi, ma Selva non riesce a sfruttare questa grossa opportunità, ma evita la sconfitta alla squadra bianconera, realizzando davvero un bel gol a 23 secondi dalla fine della partita, fissando il punteggio sul 4-4. E adesso alle porte c'è subito il derby martedì sera al Palaforte con il rosso-blu di Pierluigi Bresciani, e ovviamente lì ci vuole un'altra testa, perché altrimenti in quella partita potrebbero compromettere tutto i ragazzi bianconeri.